Lucia la tonnara, Lucia la tonnara, Lucia la tonnara e Stefano Mosta. Quella che ti hai sentito è la sigla speciale dei due episodi speciali della specialissima serie Lucia la tonnara. Nello scorso scultoreo episodio di Lucia la tonnara, Lucia e Stefano Brambilla sono riusciti a togliersi la maledizione del rubino grazie a Astrosia. Arrivati a casa, sono molto emozionati dal loro matrimonio, che sarebbe stato il giorno dopo. Passa un giorno e il momento del matrimonio è giunto. I due sposini si sono svegliati da poco e devono prepararsi per il grande momento. Per fortuna, il padre di Lucia ha scelto i loro vestiti, quindi i due devono solo indossarli. Lucia, molto felice del suo vestito color pinna gialla, lo indossa felicemente, aspettando l'arrivo del parrucchiere. Per tutti i savoiardi imbevuti nel caffè del tiramisù più buono del mondo. Questo vestito è bellissimo e sarà perfetto con la mia acconciatura da trotta. Stefano Samsung, intanto, è ancora intontito dal suo sogno sugli unicorni, mentre cerca di indossare il suo vestito, che è un elegante calzamaglia. Unicorni, arcobaleni, sì! Indossati i vestiti, i due escono dalla casa del padre di Lucia e sono stupiti da ciò che vedono. Sono stupitissima da ciò che vedo! Io di più! Unicorni! La casa era stata addobbata per il matrimonio. Chili e chili di fiori erano stati appesi alle finestre e sugli infissi esterni i cespugli erano stati tagliati a forma di cuore. Baldanzosi palloncini rossi svolazzavano qua e là. Che belli quei palloncini! Ma io volevo degli unicorni! Tuttavia Tennista Crostaceo, dove è situata la casa del padre di Lucia, è stata addobbata per il matrimonio. Sul lato destro della via una marea di tonni aspettano l'arrivo dei due sposini parlando tra di loro. Mentre a sinistra della via ci sono le persone più importanti di Los Mosquitos. Stefano, guarda! Cosa? Ci sono i toni più importanti della storia! Oh, guarda! Guarda lì! E chi è qui? È volare, è volare! Chi è Fabio volare? Tonazzi! Sì, guarda sì. Quello è Jack Tonis! Guarda quello col pallone! Guarda, che Cristiano fa? Cristiano Tonaldo! Bello! Ha visto chi c'è qua? Guarda quello, ho paura di quello! Che bei capelli! È Donald Ton, il presidente del regno dei toni! Lucia, guarda invece a sinistra, ci sono tutte le persone più famose dei Los Mosquitos! Per tutti i toni! Il sindaco Martino Squadratos! Che voto! Il notaio Sconto di Noce! E il grande scrittore Stefanson da Costa Rei! Ho visto tutti i libri! Ma però non ci sono unicorni! Lontano dal gruppo di Tony si trova anche Ramon insieme alla sua compagna che salutano amabilmente la coppia di sposini con un fazzoletto bianco unto di olio di tonno. Che bella coppia! Sono sicuro che non si separeranno mai! Giunti dal prete inizia il rito del matrimonio. Carissimi Lucia e Stefano, siete qui insieme perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio sia sigillata e consacrata in quello che... Il prete andò avanti per altri tre quarti d'ora, traducendo tutto il rito in sette lingue diverse, tra cui quella dei tonni. Dopo il consenso dei due... Sì, la voglio! Sì, lo voglio! Il prete termina. Quindi ora vi dichiaro... Morti! Ma per la santissima maratona di New York! Non capisco, che su... Anche tutti gli invitati sono spaventiti, che è un misto tra stupiti e spaventati. Il prete comincia a crescere distruggendo i suoi vestiti. Si contorce fino a che si rivela essere un robot alto 5 metri. Almeno 5 metri, forse di più, a forma di gabbiano gigante. Ora vi distruggeremo. Ma basta! Non ho più voglia di usare mosse di karate contro quegli animali. Da quando avete pescato meno tonni, questi si sono ingegnati.
Adesso facciamo più fatica a pescarli. Per Zeus non obbezzo. Ogni volta che io e Lucia stiamo insieme qualche animale vuole ucciderci. Ma che abbiamo gigante. Noi abbiamo solo fatto del bene. Non avete pensato a noi, poveri gabbiani? Come faremo a sopravvivere senza Antonio? Ma perché ve la prendete con noi? Se invece di costruire questo gigantesco robot per distruggerci aveste studiato un modo innovativo di pescare Tony, ora non ci sarebbero problemi. Forse hai ragione. Ma immagino sia troppo tardi. Il gabbiano gigante, irritato da Lucia, comincia a sparare raggi laser dagli occhi, arcobaleni dalle mani e cammina distruggendo tutto ciò che incontra. Dobbiamo fare qualcosa! Che belli gli arcobaleni che spara! I tonni si buttano subito all'attacco, sperando di riuscire a difendere la coppia. La vista ora è uno spettacolo. Tonni che saltano addosso al gigantesco robot, tonni che mordono le gambe del robot, tonni che spennano le piumate ali del gigantesco gabbiano. Una scena poco romantica, ma molta, molto d'azione, per la quale Stefano Smusi è molto felice. E guarda quel tonno sull'ala destra, che figata! E lo sta mordendo! E quell'altro sulla zampa! E quello che è sotto la coda! Lucia, invece, si è subito ingegnata a correre al banchetto degli antipasti a prendere la zuppa di tonno. Il robot, intanto, cerca di scrollarsi di dosso, muovendosi in modo spasmodico non controllato. No, maledetti tonni, non mi avrete. Prendendo la mia... Il gigantesco robot smette di funzionare quando Lucia gli lancia addosso la zuppa di tonno. Ah, e il tonno non mi delude mai. La sua zuppa ossida tutti i componenti elettrici, distruggendo lì e appena entrato in contatto. Elettrici? Eh sì. Bravo. Ah! Il tonno non mi delude mai. La sua zuppa ossida tutti i componenti elettrici, distruggendoli appena entrano in contatto. Cosa succederà? Ah! Il tonno non sì, mi delude. Sì, l'hai già detto! Okay. Che cazzo? Scusa. Cosa succederà nella prossima originale episodio di Lucia la Tonnara? Che possa finire così? Ma no, carciofoni, ci avete creduto? Proseguiamo! Lucia, distruggendo il gigantesco gabbiano, non aveva calcolato tutto. Il robot, smettendo di funzionare, cade ora proprio sopra il presidente Donald Ton. Oh! Cosa ho fatto? Cosa succederà nel prossimo episodio di Lucia la Tonnara? Il robot schiaccerà il presidente? Oppure si scoprirà infrangere la legge di gravità? No, sul serio, ora finisce davvero. Allora, io vado. Ciao. Marco, ma vai, va via Marco. Che vuol fare Marco? Vabbè, va, c'era così. Cato, via. Siamo ancora all'inizio.